Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e oggi andremo ad affrontare un tema molto difficile, però credo che sia anche un tema molto importante e del quale prima o poi dovevamo andare a discutere, per cui approfittiamo di questo momento in cui sono tornati agli onori delle cronache alcuni casi che hanno fatto appunto discutere il web intero, a partire da Facebook, passando per appunto YouTube, e quindi se ne è parlato proprio tanto. L'argomento di cui andiamo a parlare oggi, come si diceva, è il bullismo in questo caso, allora, sapete che io sono quella delle vie di mezzo, nel senso che cerco sempre di non prendere una parte piuttosto che un'altra nelle discussioni, perché credo che sia importante dare una visione un po' neutrale anche per riuscire a comprendere meglio la situazione. In questo caso, come sapete, lavoro in una scuola, quindi sono per forza di cose di parte. Vediamo se comunque riuscirò a mantenere il mio stile anche in questo caso e dare una visione abbastanza imparziale della situazione. Allora, quello è la ragione, tra l'altro, per cui si è iniziato a parlare molto di questo argomento in questi giorni, e che appunto sono usciti due casi, quello di Lucca e quello di Lecce, in cui si è parlato di bullismo. Da una parte bullismo di ragazzi nei confronti del professore, e in un altro caso bullismo appunto contro uno dei ragazzi. Ho visto diversi video in realtà su questo argomento e alcuni puntualizzavano che non si può parlare di bullismo nel momento in cui ci sono dei ragazzi che aggrediscono un professore, perché la definizione stessa di bullismo implica che ci sia un gruppo, comunque una persona, una posizione di autorità, di superiorità, che va ad aggredire un ragazzo, che va ad aggredire qualcuno, una posizione di inferiorità, e a quel punto si può parlare di bullismo, mentre un professore solitamente, o quantomeno proprio per il suo lavoro, non può essere considerato una posizione di inferiorità, ma anzi è l'autorità del momento. Per cui qualcuno sottolineava che in questo caso si parla più di teppismo che di bullismo, e sono perfettamente d'accordo su questo argomento. Quindi, per poter parlare di questo tema, andrebbero fatte prima di tutto delle distinzioni, la prima delle quali è quello nei confronti del professore è una cosa, e quello nei confronti di altri ragazzi è un'altra cosa, un'altra situazione. Andiamo prima a vedere quello nei confronti di un insegnante, perché è una cosa che succede più spesso di quanto non si vorrebbe. Un'accusa che si muove addirittura nei confronti del professore: gli si dice, se non sei in grado di tenere una classe, che è questo sostanzialmente il tuo lavoro, vai a fare qualcos'altro, ripensa la tua vita, il problema è tuo. E credo che sia molto crudele una cosa del genere da dire a una persona, prima di tutto perché non siamo tutti capaci di reagire a tutte le situazioni. Può essere che sia un personaggio, un insegnante molto valido in un determinato contesto, e voi vorreste mandarlo a fare qualcos'altro perché non è riuscito a gestire una singola la situazione, per cui veramente non conosciamo le storie dietro le persone coinvolte, né da una parte né dall'altra, quindi né dal punto di vista del professore né dal punto di vista dei ragazzi. Ad esempio, collegato a questo, avevo trovato un articolo di un'insegnante che era stata legata in classe degli alunni, contro i quali dopo erano state prese delle contromisure. L'insegnante diceva: i ragazzi sono bravi ragazzi, hanno capito, e tutti a prendersela con questo insegnante, perché secondo loro li giustifica, tra virgolette. Non credo che sia un caso di giustificazione quanto un caso di cercare di smorzare un po' la vicenda, perché se effettivamente questa insegnante che conosce i ragazzi è riuscita a far passare il suo messaggio, cioè a far capire che questa è una bravata, è una cosa che non va fatta, e è riuscita appunto a far passare il suo messaggio, credo che il messaggio sia più importante rispetto a linciare mediaticamente una serie di ragazzi che dopo potrebbero andare a fare cose peggiori. Nel momento in cui entrano in quella logica, noi siamo i cattivi, godiamo di questo fatto di essere cattivi, e dopo andiamo a ripetere questa azione. Quindi potrebbero innescarsi dei meccanismi peggiori di quelli già innescati nel momento in cui si va ad ingigantire una vicenda, cosa che magari era appunto quello che volevano evitare i protagonisti di questa vicenda. Ripeto, è successo tante volte anche a me in classe che i ragazzi si alzassero, tu gli dici di non farlo, perché una cosa che viene contestata è: ma tu digli qualcosa. Credo che a volte tanta gente sia convinta che basti rispondere male, rispondere a tono, per risolvere la situazione, cosa che è molto semplicistica. Un'altra concezione che c'è spesso è: ai miei tempi, perché parlano tutti quelli, ai miei tempi si tiravano le bastonate, le bacchettate, adesso non si fa più, per cui abbiamo una serie di teppisti, abbiamo una serie di maleducati. Allora, c'è anche da dire che dall'epoca le teorie dell'educazione si sono evolute, e quindi si presume
come abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo capito che quei metodi non erano efficaci, non perché non riuscivi a rimettere in riga le persone, ma perché dopo questo rimetterle in riga portava ad un'altra serie di problemi. Quindi ci si aspetta magari da un professionista dell'educazione che conosca tutte queste nuove teorie, sappia come applicarle, e quello che viene visto da tanti come un essere troppo remissivi, in realtà non dico in tutti i casi, perché poi può esserci effettivamente il caso di quello che concede tutto, lascia passare tutto, però a volte sono semplicemente metodi educativi diversi, più basati su una psicologia, sul ragionamento, rispetto alla semplice bastonata, che effettivamente magari in alcuni casi funziona, ma dopo si arriva all'effetto opposto, perché ad esempio anche su YouTube vediamo tantissimi video di ragazzi che denunciano quello che i professori hanno detto loro in senso negativo, nel senso questo professore mi ha fatto avere tutti questi problemi di autostima per via di quello che mi ha detto, e quest'altro professore mi ha creato disagio di qua, disagio di là, e quindi quello è vero e proprio bullismo, cioè può esserci anche il bullismo del professore nei confronti del ragazzo. E quindi credo che appunto sapere educare significa anche saper trovare la via di mezzo tra la forza brutta, che come si diceva è una tecnica educativa superata per diverse ragioni, perché si è andato a verificare che non è una tecnica che funziona sul lungo periodo, che funziona su tutti i casi e soprattutto che consente uno sviluppo sereno della persona. Quindi io direi di dare un po' più di fiducia anche alle nuove tecniche educative. D'altra parte, essendo nuove, possono avere delle pecche, possono portare magari un po' lontano da dove in realtà si voleva arrivare, e quindi anche lì ci va la via di mezzo. Bisogna essere in grado di saper valutare situazione per situazione cosa funziona, cosa non funziona e dove andare appunto ad intervenire. Come si diceva, ci sono questi casi che non possono essere assimilati uno all'altro, perché può esserci il ragazzo che vuole fare la bravata e che appunto sul momento gli salta il tic di prendersela col professore, che è un discorso. Però tante volte, come questi casi così drammatici, perché credo che non arriverebbero a certi livelli se non ci fossero dietro situazioni, come dicevo da qualche altra parte nei commenti, situazioni drammatiche alle spalle. A me è successo di dover insegnare a ragazzini i cui genitori erano in carcere, insegnare a ragazzini che facevano loro stessi avanti e indietro dai tribunali, perché non si comportavano male solo a scuola, ma attuavano anche al di fuori della scuola una serie di comportamenti inadeguati per stare all'interno di una società, e erano stati individuati per questa cosa e erano stati giudicati addirittura. Quindi avevo ragazzini con sentenze penali, e un ragazzino che fa avanti e indietro dal tribunale, è difficile che ascolti un insegnante, per quanto bravo e per quanto capace che sia, perché ha già visto che può fare quello che vuole, ha già visto che al massimo cosa succede? Lo mettono in prigione, ma allora c'è già passato, e quindi si arriva ad una svalutazione del metodo punitivo, nel senso che il metodo punitivo non diventa più una punizione, cioè diventa una seccatura, e diventa a quel punto anche molto difficile riuscire ad arginare una persona del genere. Quindi la cosa che veniva contestata al professore era di non riuscire a gestire questi alunni in classe. Tante volte non è possibile gestire questi alunni in classe, non è possibile nel momento in cui c'è una persona sola. Ripeto, c'è stato il caso di una collega che è stata aggredita in classe da un ragazzo. Fortunatamente in classe era presente un insegnante di sostegno che aveva fatto arti marziali, ha fermato fisicamente il ragazzino atterrandolo fuori nei corridoi. Queste non dovrebbero essere scene che si presentano all'interno di una scuola. Magari quell'insegnante era molto più severa di me, era un insegnante che proprio ci teneva all'educazione, quindi andava a puntualizzare, a mettere in evidenza qualunque situazione negativa, pretendendo che questa situazione venisse riportata alla normalità, ma ha ottenuto solo di essere aggredita fisicamente dal ragazzino. Quindi tutte queste persone che insistono sul metodo educativo, sull'essere autoritari, bisogna fare qualche distinguo, perché questa cosa non è sempre possibile, e soprattutto questa tecnica non è sempre efficace, perché appunto a volte si arriva esclusivamente allo scontro. A volte può funzionare, ma va valutato appunto di situazione in situazione, e tante volte anche per noi dal punto di vista
vista dell'insegnante non è semplice riuscire a capire quale ragazzino ha bisogno di quel metodo e quale ragazzino ha bisogno di un altro. Anche in quel caso c'è bisogno di tempo per conoscerci, c'è bisogno di formazione senza dubbio, c'è bisogno anche di capacità personali perché non è sempre facile. Un'altra cosa che spesso porta a situazioni del genere è anche talvolta il supporto da parte dei genitori, perché a volte succede che il genitore è il primo a protestare contro l'insegnante, perché a volte veramente ai ragazzi non si può dire niente senza avere la mamma che ti arriva a protestare, o quel caso che è stato qualche settimana fa del genitore che era andato a picchiare l'insegnante perché l'insegnante aveva usato redarguire la sua pargola. E insomma non è sempre facile gestire queste situazioni, anche perché, ripeto, ci sono genitori, ma è successo anche a una mia collega qualche tempo fa, il fatto che le arrivassero lettere minatorie a casa per il modo in cui gestiva la classe. Quindi sono situazioni all'ordine del giorno, e appunto con genitori che non sono in grado, secondo me, di svolgere il loro ruolo, quindi più che altro il loro ruolo come educatori. Se il genitore è il primo a mandare lettere minatorie all'insegnante o andare a picchiare l'insegnante, ti chiedi come può crescere il figlio. Quindi già l'esempio che viene dato a casa è importante. Altre volte invece ci sono dei genitori che si rendono conto della situazione, delle difficoltà che l'insegnante si trova ad affrontare, e supportano quindi positivamente l'insegnante, quindi c'è una sorta di collaborazione casa-famiglia che però non è sufficiente ad arginare ragazzi molto particolari, anche perché i ragazzi sono formati sì dai genitori, sì dagli insegnanti, ma anche dal gruppo dei pari, quindi a volte è quello che crea problemi, che crea difficoltà. E come si diceva, non è una persona sola che è in grado di risolvere la situazione con la sua aura magica e arriva tutti improvvisamente ligi e silenziosi. È molto difficile che succeda così. Tante volte, come dicevo appunto nei commenti, c'è bisogno proprio di un team di educatori, di figure, di professionisti dell'educazione, che può essere l'insegnante, che può essere un insegnante di sostegno, ma anche tutto quello che c'è dietro, quindi psicologi, psichiatri, perché a volte è necessario anche un neuropsichiatra per gestire alcune situazioni, e assistenti sociali e tutti i personaggi che appunto lavorano dietro la scuola e in sinergia con la scuola per andare a risolvere queste situazioni che, non abbiamo alcun dubbio, sono situazioni molto difficili e molto brutte da dover affrontare, però sono proprio cose all'ordine del giorno all'interno della scuola, sono cose quotidiane. Altra cosa che si diceva è che ci siamo resi conto che esistono tantissimi disturbi dell'apprendimento, disturbi del comportamento, che portano appunto ad atteggiamenti del genere. Quindi non è detto che il ragazzino sia solo particolarmente vivace, a volte ci sono anche problemi di comprensione delle regole, problemi di rapportarsi con le regole, e traumi precedenti, cioè può esserci veramente dietro di tutto che porta un ragazzino a comportarsi in quel modo. E ripeto, non è sufficiente la figura dell'insegnante a quel punto, ma serve il team degli insegnanti, anche perché io ricordo che c'è stato un caso, c'era questo ragazzino particolarmente intelligente e altrettanto indisciplinato che approfittava degli insegnanti mettendoci uno contro l'altro, dicendo guarda che quello mi ha detto questo, mi ha detto quell'altro. Noi chiaramente confrontandoci siamo riusciti a capire il gioco che stava facendo questo ragazzino e ci siamo messi tutti d'accordo per riuscire ad arginarlo. Però questo qua implica una capacità, una grossa capacità comunicativa da parte dell'insegnante, che non si limita all'informazione che gli viene data, verifica, e quindi è necessario un corpo insegnante che proprio è in grado di lavorare in collaborazione, in sinergia, per arginare questo determinato tipo di situazioni. Come ho detto altrove, può succedere però spesso che gli insegnanti siano i primi ad avere qualche problemino, nel senso che io ho lavorato in tanti ambiti diversi e onestamente questo metto un po' le mani avanti, però nel mondo della scuola credo che sia quello in cui ho incontrato più persone con problemi di varia natura e che secondo me necessiterebbero di professionisti seri e che però sono ancora lì ad insegnare. Quindi effettivamente devo riconoscere che ho avuto colleghi molto particolari e che non erano in grado di gestire simili situazioni. Io per prima potrei essere considerata un po' eccentrica. D'altra parte io mi considero una via di mezzo, nel senso che non sarò la più brava del mondo a tenere l'ordine in classe, però credo anche di non essere la peggiore che possa esistere, nel senso che quando voglio qualcosa, quel qualcosa prima o poi in qualche modo viene fatto. Non sono una che lascia fare tutto quello che si vuole, e credo che questo emerga un po' anche nei commenti sotto i miei video, nel senso che credo che il mio sia uno dei canali
canali più puliti in circolazione. Se provate a commentare, vedrete che non c'è nessuno che vi risponde in maniera particolarmente negativa, che inizia ad attaccarvi, anche perché se una persona lo fa, vi assicuro che succede, perché sul web è assolutamente normale una cosa del genere. Però se vedo che qualcuno inizia a fare una cosa del genere contro di me o contro altre persone sotto il mio canale, io quella persona la blocco immediatamente e può andarsene altrove. Ma lo dico anche spesso, cioè, se questo video, questo argomento non ti piace, non hai bisogno di commentare, di fare il cafone, puoi andartene altrove, cioè sarebbe grave, ci stiamo tutti. E un'altra cosa, appunto, credo che questo sia un punto su cui soffermarsi, perché credo anche che una cosa, secondo me, che sappiamo tutti è che i ragazzini girano moltissimo su internet. E su internet credo che sia questa la cultura dominante, cioè una cultura dell'insulto, come avevo già detto altrove, dove la ragione la fa chi urla più forte, dove la ragione la fa chi insulta meglio, e appunto viene visto quasi come un gioco. Sotto i miei video mi è successo ancora che qualcuno muovesse commenti piuttosto pesanti, ai quali io appunto ho replicato: attenzione, questo è un commento molto pesante, mi dà fastidio, non mi piace che venga fatto sul mio canale, per favore vai altrove. E a questi commenti, a queste mie risposte viene spesso detto: ma sorridi un po', non sei in grado di scherzare. Credo che lo scherzo sia tale nel momento in cui viene preso come tale da entrambe le parti. Se una delle due parti non è d'accordo e non sta allo scherzo, non è più uno scherzo, diventa un insulto. E a quel punto, nel momento in cui io vi chiedo per favore di smettere, se non lo fate, state facendo la stessa cosa che fanno questi ragazzini nei confronti del professore, cioè state prendendo in giro una persona che non è disposto ad accettare quel genere di presa in giro. E quindi io vado sempre a sottolineare queste cose, e quando la gente non si adegua viene bloccata, e qui mi viene risposto che è perché non amo essere contraddetta. Può esserci, ma immagino che nessuno piaccia particolarmente sentirsi dare dello stupido, dell'ignorante, e venire contraddetto su qualunque cosa dica, e quindi una parte c'è e ci sta. D'altra parte credo anche che non siamo tenuti ad ascoltare qualunque insulto ci venga mosso, e quindi che abbia il diritto e il dovere di bloccare certe persone che non sono in grado, ripeto, di mantenere l'educazione. E quando l'educazione che viene vista e viene percepita, ma anche da parte di adulti, perché sotto i miei video sono sempre adulti che commentano, il mio utente medio, l'ho detto altrove, è un uomo di 35 anni, quindi si presume che a 35 anni uno abbia superato la fase adolescenziale, sia in grado di discernere tra qual è un discorso educato, un discorso composto, qual è il limite di uno scherzo, perché appunto siamo adulti, per cui dovremmo essere in grado di capire queste cose. E se un adulto si comporta comunque come un ragazzino che appunto deve fare lo scherzo, deve fare la battuta, nonostante l'altra persona questa battuta non l'apprezzi, vuol dire che lì c'è qualche problema di educazione da parte di questo adulto. E quindi questo adulto come può essere in grado di andare ad educare un ragazzo, soprattutto un ragazzo che magari naviga da solo su internet, vede queste cose, vede questo modo di atteggiarsi, di approcciarsi, e impara anche da questo modo. Poi, come abbiamo visto in un altro video, per i ragazzi di oggi internet diventa un po' un'estensione della vita reale, e quindi quello che viene fatto online non è poi così diverso da quello che viene fatto nella vita reale. Soprattutto non c'è una distinzione, il che significa che non c'è un limite che dice qua finisce la vita reale, qua inizia la vita virtuale. È tutto una cosa unica, cosa che invece non avviene per le generazioni come la mia. E quindi questo mescolarsi del web, dove non c'è il rispetto per la figura dell'autorità, quindi non c'è una persona, non lo so, lo scienziato tal dei tali che ha più valore rispetto al signor nessuno che parla di quello stesso argomento, cioè sul web siamo tutti allo stesso piano. Chiaramente a volte è una cosa buona, nel senso che alcune idee interessanti possono venire anche da persone che non hanno studiato tutta la loro vita quel determinato argomento, ma allo stesso tempo si fa difficoltà a concepire dopo questa figura autoritaria che viene trovata a scuola, perché non si è abituati ad interagire con figure autoritarie, perché quelle sul web non lo sono, chiunque viene trattato come un amico. Ad esempio, spesso mi trovo anch'io nei commenti e nella casella di posta o nei messaggi su Instagram, gente che mi chiede: ah, ciao, come va? Cosa stai facendo? Gente appunto che io non conosco, e quindi che mi porta un po' a distanziarmi, da essere: chi sei, cosa vuoi, perché ti devo raccontare la mia vita? E questa è una cosa che risulta difficile e che tanti invece non riescono a capire, che appunto avete questa figura, questa persona
persona che trovate sul web, che vedete magari spesso perché vengono pubblicati video in maniera regolare, che però non è un vostro amico e quindi ci dovrebbe essere un po' più di distanza, che in realtà non c'è, non viene percepita. E quindi credo che sia lo stesso, perché a questo punto questo stile che viene utilizzato, perché sappiamo che tra smartphone e cose del genere si è completamente e spesso isolati anche all'interno di un gruppo, perché si continua a chattare col proprio cellulare, con i propri WhatsApp, anche mentre si è al tavolo con una decina di amici, per cui alla fine la vita che noi viviamo online ha un peso magari più rilevante e maggiore rispetto alla vita dopo reale, quella che viviamo tutti i giorni, perché questo mondo del web ci rientra alla fine anche nel momento in cui noi siamo per strada, anche nel momento in cui noi siamo con altre persone. E quindi ripeto, questo atteggiamento, questa cosa che viene fatta sul web dopo viene riportata anche nella vita reale, viene riportata anche a scuola, e dopo qualche genitore ben pensante ha anche il coraggio di lamentarsi di come si comportano questi ragazzi e soprattutto scandalizzarsi: no, non si fa una cosa del genere, il professore dovrebbe fare qualcosa per limitare questa cosa. Poi tra l'altro, quando io vado a limitare i commenti o moderare quantomeno i commenti sotto il mio video, mi viene risposto l'esatto contrario, della serie: ma no, ma non sei capace, non bisogna scherzarci su, cose del genere. Rendiamoci conto che è la stessa cosa, cioè se il professore critica l'alunno, è il suo dovere criticare l'alunno e bloccarlo, però se ti arriva un commento, un insulto da parte di un adulto sul web, non gli si può dire niente, perché non sai scherzare. Allora ti chiedi perché il ragazzo non può dire la stessa cosa al professore, cioè che è il professore che non sa scherzare. E credo che appunto tante volte non ci rendiamo conto, nel momento in cui noi siamo protagonisti di queste situazioni, del fatto che non ci sia poi una grande differenza tra quello che noi facciamo, e quindi che questi ragazzi che ci vedono vanno ad imparare, e quello che dopo questi ragazzi vanno a fare. Una cosa ben diversa invece è il bullismo nei confronti di altri ragazzi, ma credo che questo sarebbe meglio se andassimo a parlare e in un altro video, perché altrimenti, come al mio solito, io continuo a chiacchierare e chiacchiero un po' troppo per la vostra capacità di sopportazione, perché questa chiaramente è un'altra delle cose che mi viene detta sotto tantissimi video, cioè chiacchieri troppo, saresti anche carina, ma che balle, e se non riuscite a sopportare 10 minuti, 20 minuti di video che sia, prima in tutto mi viene qualche dubbio sulla vostra capacità di attenzione. Seconda cosa, nessuno vi obbliga a guardare il mio video, ci sono tantissimi canali che parlano di cavolate in generale, che probabilmente sono più adatti al vostro interesse, al vostro stile. E qua vedo che ci sono tantissime persone che amano una riflessione un po' più approfondita, e soprattutto che vanno ad approfondire anche questi argomenti che io porto nei commenti, e che addirittura apprezzano il fatto che io non mi limiti a quei 5 minuti, anche perché diventa difficile esprimere un determinato concetto in 5 minuti. Un'altra cosa che mi viene contestata spesso è che io parlo troppo velocemente. A questi commenti non lo scrivo sotto perché so che sarebbe maleducato, ma a me viene da pensare: c'è gente che pensa davvero lentamente se non riesce a seguire i miei discorsi. Quindi tante volte, se blocco commenti del genere, non è perché non sono in grado di rispondere a tono, ma perché non lo trovo rilevante e non credo che serva qualcosa, perché mi sono resa conto che andando a rispondere a certi commenti tante volte riesco ad argomentare a tal punto che poi queste persone sentono in dovere di cancellare il loro commento. Però è una perdita di tempo da parte mia, perché devo mettermi a spiegare un concetto a una persona che non lo capisce, poi nel momento in cui lo capisce va anche a nascondersi perché: oddio, cosa ho detto? No, meglio cancellare, che sennò dopo vedono che figura. Quindi appunto sono resi conto della figura misera che avevano fatto e sono andati a cercare di coprire, nascondendo, non si sa mai che qualcuno possa leggere quello che ho detto. In generale penso che rispondere a tono tante volte dimostra solo immaturità e lì sì veramente l'incapacità di accettare un'opinione contraria, perché si trasforma in mostrare i muscoli, mostrare la forza, che sia verbale o che sia fisica, per andare ad imporre la nostra opinione. Cioè non è imporre un'opinione che porta cultura, che porta formazione, ma il riuscire a discutere, e anzi la capacità di dialogare, che è molto più complicata da ottenere rispetto al punto a semplice rispondere a tono a una persona. Io insisto che rispondere a tono sono capaci tutti, io per prima, ma non è la soluzione, non è il metodo per arrivare da nessuna parte, perché alla fine ci si ferma lì e si entra in questa cosa che bisogna a tutti i costi aver ragione, e poi la verità, sappiamo che non esiste la verità assoluta, ma c'è solitamente una parte di verità da una parte e dall'altra, e quindi veramente si perde il dialogo, si perde il confronto e si perde l'approfondimento e si perde la crescita alla fine.
Detto questo, io vado a concludere perché, come si diceva, se no faccio un video eterno. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché. Approfittate dei commenti per andare magari a discutere nuovamente di questa notizia, per portare le vostre opinioni in merito e magari qualche esperienza personale. Detto questo, voi sapete che su questo canale parliamo di tantissime cose diverse. Torneremo magari a parlare di attualità appena mi arriverà un tema particolarmente interessante. Nel frattempo sapete che torniamo a parlare di Germania, di Trentino, di scienza, di fantascienza, di tecnologia, perché ho la sensazione, il corso di tedesco stavo dicendo, perché ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa. E quindi andremo avanti anche con il nostro corso di tedesco. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.